Rallentare le clip su questo programma VideoPad Editor Video, un programma semplicissimo e molto professionale. E in questo caso l'ho portato perché me l'ha chiesto un iscritto e mi ha detto di aiutarlo, come rallentare una clip oppure un filmato che noi facciamo di solito ogni giorno e li pubblichiamo oppure registriamo e li vogliamo anche editare. Quindi in questo caso, ragazzi, vi do il benvenuto a tutti in questo nuovo tutorial e in pochi minuti vi insegnerò come rallentare una clip facile facile. Ok ragazzi, allora prendiamo la nostra clip. Io ho preso questo video di Rainbow Six e ho velocizzato il replay. Questa è la velocità, ma vabbè. Allora, iniziamo. E adesso lo voglio rallentare, quindi in questo caso io ho VideoPad in italiano. Se volete l'ultima versione, dovete scaricarlo in inglese. Quindi cambia velocità della clip. Ok? Dobbiamo rallentare la clip. Quindi da 1 minuto e 12 dobbiamo alzare questa durata, ok? Alzare. Quindi io adesso da 12 metto 40. Imposta. Ok. Vai. Vogliamo pure rallentare l'audio? Fate fare a me, aspettate. Mantenere invariato il tono audio. Imposta. Vediamo. Perfetto, funziona. Se vogliamo rallentare più velocemente, dobbiamo. Cioè, scusatemi, se vogliamo rallentare la clip, dobbiamo alzare, quindi dobbiamo puntare in alto. Allora, vediamo una parte. Qui ho scatenato l'inferno qui dentro. Quindi cancello un attimo. Cambio velocità della clip. E qui mettiamo 1 minuto. E qui mettiamo 20 secondi in posta. Ok. Ok, l'audio è in ritardo, quindi in questo caso io abbasserei un po' l'audio e qui metterei 0,5, quindi in posta. Mantenere il tono, ok, quindi ok, in posta per l'audio. Ok, allora il video l'ho rallentato per bene.
ma l'audio è sempre quello. Comunque con l'audio su Videopad Editor Video lo dà così. Mi dispiace, ma lo dà così. Quindi, detto questo, grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Quindi, ciao!